arrivano con i colori della Cima Autosport con questa Renault Clio, puntando all'Era Italian Trophy, puntando ai trofei che sono annessi a questo Coppa Valtellina, che come vedete? Ma come gara si presenta bene, bisogna stare un attimo attenti perché le prove sono abbastanza insidiose, però sono anche belle, quindi dai, vediamo di fare il meglio che riusciamo e di portare a casa punti per il campionato. Tu di dove sei? Piacenza. Di Piacenza? Prima volta in Valtellina? Sì, l'avevo fatto un anno da navigatore. Un anno da navigatore, ora ci torni da pilota, però emozione diversa. E allora facciamolo un applauso a colui che è pronto a gustare la Valtellina da un'altra prospettiva. Alessandro Valletti, Susi Ghisoni, Nico Racing. Sono quarti di classe, 39esimi assoluti, Alessandro e Susi, protagonisti tra gli under. Io vi chiedo che emozioni avete provato sulle strade valtellinesi, che se non erro però con Regimi era la prima volta che affrontavate. Da pilota sì, avevo fatto un anno da navigatore, la gara è organizzata bene, purtroppo questo weekend la fortuna non è stata dalla nostra parte. Come mai? Problemi su problemi, siamo rimasti senza frizione stamattina.
e infatti ci tengo a ringraziare la Gima e i ragazzi dell'Autotecnica 2 che nell'assistenza intermezzo di oggi sono riusciti a farcela. Mi ha pagato qualche minuto, però almeno qua ci siamo arrivati. Però dai, almeno i punti pieni dell'Under 25 li abbiamo presi oggi. Esatto, un aspetto positivo, bravo, fai bene a guardare il bicchiere mezzo pieno. Valletti e la Ghisoni completano così il loro rally Coppa Valtellina. Grazie mille all'equipaggio numero 33 a bordo della Renault Clio R3C. Proseguiamo il numero dei classificati, facciamo avanzare una Peugeot